Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con Ringworld. Siamo nel bel mezzo dell'inverno e tutti i nostri animali stanno morendo di fame perché li ho presi senza fare il fieno. Allora, ricerca terminata, quello, perfetto. Adesso andiamo avanti con la moquette. Sto ricercando cose letteralmente a caso perché non voglio neanche sviluppare troppo. Perché voglio imparare a giocare bene la parte normale del gioco, diciamo. È pieno di sangue. Comunque vedo che ora sta scavando molto rapidamente la nostra nonnina qui. Quindi va molto bene. Secondo me possiamo anche dirle di Ride, scava qui. Fammi nulli. Così. E fino a qui. Iniziamo a esplorare un po' la zona più avanti. Tanto Ride. Ah, c'è Sass, eh? Che addirittura l'ammazza. Dunque, incapace di nulla. Grilletto facile e questo qua. Sprezzante del pericolo. Sostanzialmente, tradotto alla buona. Diplomazia, agricoltura, costruzione. Non è che sia sta gran. No, questo qua lo ammazzo, anche perché adesso inizio ad avere scarsità di risorse. Quindi d'inverno eviterei di avere problemi di altro tipo. È qua che gira. Giorno 4. Allora. Quindi mancano ancora 9 giorni alla primavera. Come cacchio faccio a non far morire questi di fame? Non ne ho idea. Comunque abbiamo un sacco di cibo normale. Proviamo a dirgli sospeso. Così al massimo posso dare il cibo questo qua agli animali. Allora. Però sarebbe stato meglio prepararsi un po', un attimino prima, visto che è già lì. Ops, allora, qui. Qui. E nonna qua. Il mio alpaca! Me lo ammazza. Vabbè. Alpaca maschio, femmina, femmina. Cioè, mi decise il mio alpaca. Stronzo. Allora, spogliano. Accidenti, ci ha ucciso la paca. In realtà è un po'. Non è così negativo. Come cosa? Tutti si è messo sul cappellino. Allora, chi è morto? È morta una paca, lo so. Invece puoi dare una festa. Allora, Grillo ha organizzato una festa. Chiunque vi parteciperà avrà bonus felicità. Bravo, Grillo. Organizza una festa. Avevo già preparato la tomba in anticipo. Perfetto. Disbosca tutto. Devi selezionare piante. Sì, lo so. Cacchio. Pianta di mais è morta per il freddo, no? Tagliale. Nonna, sei tu l'agricoltore. Settore numero 15.
Un muffalo incinta, grande. Così almeno questi qua mangiano pure il mais. Tanto qua non va male perché fa troppo freddo. Tutto congelato. Abbiamo anche una certa quantità di latte. Qua il tessuto mi sa che è stato andato distrutto. Non mi sono mai ricordato di raccoglierlo sostanzialmente. Avanti per farvi vedere qua come si sviluppa la questione. Per ora scavando qua dentro troviamo di sicuro qualcosa di interessante. E qua ci sta un'altra stanza, sempre dentro la montagna. Magari posso mettere qua le batterie e non qui. Abbigliamento rovinato. Sì, scava, scava che ti tiene al caldo. Ok, qua dentro quanti gradi ci sono? 12. Perché dentro la montagna non farà mai troppo freddo. Ci serve trovare una paca maschio. Purtroppo ci ho ucciso l'altro, l'unico maschio, quindi non possiamo fare niente con due paca femmine. Insomma, possono fare il latte anche loro, ma no, non lo fanno neanche, fanno solo la lana, quindi l'unica cosa importante è che si riproducano. Oh cazzo, è tutto di legno. Allora, vai qua immediatamente, dai priorità. Tu non puoi farlo. Sì, sembra che sia tutto a posto. Sì, sembra che funzioni tutto. Alla fine della fiera. Cos'è? Guasto causato da un cortocircuito. Tutti. Ma qua sembra essere tutto a posto, però. Ravignato, un po' di pulizia. Chef sistema la questione. Animale impazzito. Oddio, non uccidermi, ho troppo paura. Perfetto. Struttura, iniziamo a mettere delle porte, non di acciaio. Facciamo. Cos'è che abbiamo tanto? Vedo tanto marmo. Questa qua la togliamo. Voglio una di marmo al suo posto. Però non ho bisogno di cure. Cioè, davvero? Oh cacchio. È un coniglio, attaccalo. Grazie.
Porco cane, questo qua è forte, mischia, eh. Diretto, ma questo qua potrebbe essere anche un buon elemento, tutto sommato. Scavare, costruire, arte. Siamo al sesto giorno d'inverno, però è un po' presto. Prima cosa devi far fuori sto cacchio di coniglio, amica mia. Ok. Allora, il tizio che ci sta attaccando dov'è ancora? Lì. E per ora tu fai quello che vuoi. Te ora che c'hai le dentate di lepre ovunque, finisci di cacciare la lepre. Ok, portala via. Poi tu. Le priorità a lei. Dovrei aprirti questo. Facciamo che ora si può aprire. Dopo comunque il giro lungo. È iniziato l'assalto. No! Ha ucciso Tomba! Ragazzi, ci ha ucciso Tomba! Nonna vendetta! Vendetta! Bastardo! Ammazzalo! Non, neanche catturato! Attaccalo, fallo fuori! Però questo qua non può essere mangiato. Purtroppo però siamo in crisi. Come faccio a dirgli che non voglio mangiare Tomba? Tomba non può essere, deve essere seppellito. Chissà nonna quanto è incazzata. Tra l'altro, Ignazio, questo qua era l'animale domestico di tua moglie, perché tu sei sposato con nonna. Chissà che tragedia. Questi qua hanno ancora fame. Moderata. Siamo solo al giorno 6, mancano ancora 9 giorni, mamma mia. Curatevi tutti degli animali, priorità massima. Zona. Gli faccio mangiare tutto. Si è attivato, sta proiettando una potente onda psionica in tutta la regione. Su quale frequenza utilizzabile il colono maschio? Va bene, quindi siamo più felici.
Attacco lo stambecco. Ti attacca da lontano, eh? Quanto c'hai ora per sparare tu? Non tanto, è costruzione che stai salendo di brutto. Tempesta solare, cominciata la tempesta solare. Le intense radiazioni distribuiranno tutti i dispositivi elettronici. Quindi che succede? Non funziona nulla praticamente. Ambrosia. Teoricamente non ci interessa neanche. Però vedo che le batterie, insomma, sono lì così. Qua vorrei tanto. Vediamo se questo si può scavare, perché voglio che questo qua abbia un effetto migliore. Area scoperta. Ok, abbiamo fatto le moquette. Fai la fibra del diavolo. Area scoperta. Ah, hai scavato, eh? Bene, la tempesta solare è finita. E qua volevo sapere cosa c'era prima di scavare, ma sembra che tu abbia già fatto un buco. Macchinari. Perfetto, ci interessa trovare questi. Quindi qua sostanzialmente abbiamo già un'altra stanza. Ho cambiato idea, qua non scavare più. Possiamo espandere magari dentro piuttosto. Cioè per ora qua non facciamolo però. Per ora diamogli una forma normale, poi vediamo cosa succede. Quindi qua dentro non c'è nulla. Ok. Vario, facciamo un'altra tomba. Il latte c'è. Siamo a metà inverno. Questi sembrano non abbiano più fame, ma praticamente stanno mangiando tutta l'erba che esiste. Zona permessa, pascoli. E poi dobbiamo determinare cosa fargli fare. Devo capire bene come gestire tutta questa cosa qua. Sarebbe bello che le rocce, le parti di, andassero solo di là. Allora, vediamo un po'. Il cibo qua non ci deve stare. Manufatti, oggetti, il corpo non ci devono stare. I pezzi di pietra non ci devono stare. I pezzi di costruzione, production, banco di marmo, no. Materie prime forse. Niente blocco di pietra, niente legno. Diciamo niente materie prime in generale. Ora da qua lo spostano e vanno tutti di là. Chi c'è? Visitatori. Ok, poi Shot Friends Ignat. Ok. Ho un'ispirazione.
Continuiamo a scavare. Non scavarmi lì, visto che abbiamo fatto una zona, una stanza nuova di qua. Allora, un prigioniero. Non me ne frega niente. Qua non si ammala nessuno. Per il freddo intendo, cioè non che sia un problema, però abbiamo un sacco di materia prima, come vedete. Tutti a giocare col palo qua. Questo qua non so se lo usa qualcuno. Forse devo farci le sedie. Non ci ho mai visto nessuno giocare con la dama. Tra l'altro siamo in 4. Un'altra sedia lì. Ok, comunque con la lana non arriveremo mai in tempo. Tu devi essere ucciso. Un po'. Dov'è l'altro? Capsula di trasporto. Qua. Prendi su tutto. Trasporta ogni cosa. Uccidi il topo. Questo non è più sospeso. Trasporta via anche quello. Secondo me energia ne abbiamo abbastanza, forse non in maniera sufficiente. La prossima ricerca potrei fare questa qua geotermica, così costruiamo qua per sfruttare questo geyser. E a questo punto possiamo iniziare a specializzarsi, credo. Specializzarci. Cioè abbiamo praticamente superato il primo inverno, nel senso che mancano 6 giorni e non mi sembra che la situazione sia critica. Ovviamente dobbiamo prepararci per superare meglio il prossimo, però quello è un altro discorso. Allora, io preparerei delle difese. Così. Strumenti, ordini. Così se vogliono passare da qua bene. E poi dobbiamo preparare delle difese un po' più avanti. Quindi queste qua le andrei a smantellare. Così se bucano qui ci mettiamo qua pronti a sparare. Da nord queste posizioni qua sono sufficienti per ora, quindi dobbiamo proteggerci qui da questa parte. Poi vediamo qua cosa fare. Piacerebbe fare tipo qua le stalle, però le stalle devono essere dove può crescere l'erba. Quindi forse proprio non qui dove c'è il marmo. Vediamo, ci ragioneremo su.
Allora, abilità, diplomazia, proviamo ad andare con te. Vediamo se non mi dai più il malus. Hai un sacco di roba, però io non ho soldi. Quindi devo venderti qualcosa e tutto quello che ho non ti interessa. Se non i componenti, qual è la differenza? Perché sono su due categorie diverse? Con prezzi diversi? Non capisco. Sono due componenti diversi? Vabbè. Comunque, cosa c'è di interessante? Farmaci avanzati. Advanced. Componenti avanzati, plastacciaio. Artefatto, oro, ma non mi interessa. Piccola scorta, scultura di legno, telescopio, TV o schermo piatto. E poi che cosa prendiamo con la TV? Ma io direi di prendere i farmaci avanzati che non fanno mai male. E basta. Non ho niente da vendergli. Scavare solo 8. Cioè ormai dovrebbe essere la campionessa della scavata, invece. Non ancora, diciamo. Nove, 30. Forse il fatto che questi qua sono danneggiati può essere. Comunque, nonostante questi siano muri perfetti, non voglio fare un muro potrà ricavare una quantità d'acciaio incredibile. Appena andato ad abbatterli, penseremo come ampliare queste stanze. Certo, questo diventerà un punto debole, quindi qua andiamo a rifare immediatamente un muro in marmo, direi. Ah, si è incinta, eh? Ma se abbiamo solo due femmine, come cacchio è possibile? Ignata, sei stato tu. Hai messo incinta la paca. Sì, dai, vattene che mi stai disturbando. Oh, cioè dovete passare dal free. Ma scusa, eh. Questa porta qua è bloccata. E l'hanno usata loro per uscire. Pensa un po'. Quello il prima possibile. Sta piovendo, pioggia, neve, qualcosa del genere. Ci mette davvero davvero tanto a lisciare i muri. Ah,
Abbiamo peggiorato le relazioni con qualcuno. Questa è Cassandra che va avanti a rendere tutto più simpatico. Perché li stai addestrando? Non capisco. Li sta addestrando alla... Ah, questo. Cioè che fanno... Sono proprio addomesticati. Poi, non fanno quello che gli dico, ma sono comunque addomesticati. Abbiamo ricavato una bella zona qua. Abbiamo davvero tantissima materia prima. Ma la montagna quanto è alta? Cioè l'ombra che si genera. Vabbè, in realtà è uguale a quella creata dalla mia casa, quindi... Nonostante qua abbia tagliato tutto, e devo andare a togliere questi, che hanno però 8.000 punti di scavo, accidenti. Vabbè, quello lì pazienza, se è un pochino meno efficiente. Ignazio si rilassa, stando fuori, sdraiato per terra senza vestiti. Speriamo non si ammali. Progetto di ricerca necessario. Ah, perché l'hai finito. L'hai finito. No, questo ho detto, è quello. Pensavo di avergli detto di farlo, forse mi sono sbagliato. Abbigliamento caldo necessario. Allora, è stata creata una giacca invernale da quello che vedo. Boh, vediamo. Questo si è rotto. Domani mattina dovrebbero sistemare tutto. 3 giorni la primavera. Dai, molto bene. Qua ora si è scavando, abbiamo delle nuove stanze. Certo, qua sistemare tutti questi muri sarà un'impresa incredibile. Ah, vedete, qua non si può proprio. Cioè, col marmo si poteva, ma con il ferro no, quindi ho fatto bene anche a toglierlo. Bisognerebbe capire cosa fare per questa zona. Smantellalo. Sta ricrescendo l'erbetta un po' ovunque. Allora, zone, secondo me bisogna far così. Questi li facciamo stare tipo qua. E qua facciamo i campi. Grazie.
poi vediamo un po' questo. Espandiamo la zona. Prendiamola decente. Che così va bene. Anche se andiamo fuori dalle zone. Questa non serve, via. Così. Allora, qua ci mettiamo il fieno. Qua ci mettiamo il fieno anche qui. Quindi questo è per gli animali invernali. Qua ci mettiamo la stessa cosa. Poi facciamo un'altra zona ancora agricola. Qua ci mettiamo magari il cotone, quindi abbiamo un bel po' di roba. Si sono sposati, bravi. Ok, zona domestica, tutta questa qua, cioè non dovete dar fuoco alle cose sostanzialmente. Si muove dalla zona domestica qui. Espandila qui dentro, grazie. Facciamo così, questo qua facciamo espandi fino qua. Lo espandiamo fin qui. Fin qua. Rimuovi zona. Facciamo così. Cioè creiamo una specie di stradina. Rimuovo pure questa. Perfetto, allora, fieno, fieno, e qua facciamo filo del diavolo, abilità 10, pianta allucinogena, cotone, pianta del luppolo, no, pianta del mais, patate, riso, fieno, dente di leone, c'è tipo erba medica, radice curativa. Quindi questo qua è il cibo per noi, questo qua è il cibo per gli animali. Radice curativa però è gigante. Aspetta. Facciamo questa radice curativa. E questa facciamo. Allora, cosa serve sta roba? Illuminare un cortile. Dente di leone. Piacevole da guardare. Luppolo. Che però i boomalop devono essere portati lontano. Anzi, addomestichiamoli tutti in maniera tale che stanno dove dico io. E qua dobbiamo preparare delle difese qui e in questa zona. Comunque avremo un sacco da fare.
Stunnato. Perfetto. Allora, camicia. Gli fai 5 camicie. Poi mantello, giacca, t-shirt, pantaloni. E ne fai altri 5. Però non pesanti, diciamo. Questo è abbastanza scarsino, ma è bravo a sparare. Allora, io ho bisogno che tu mi dai priorità qui. Intanto tu ti metti qui. Prepari qua. Facciamo così. Sì, comunque non ha senso, perché via. Questo lo prendiamo. Vai nonna, fai quello che deve essere fatto. Spoglia. Ordini, taglio della legna. Stavo, non capisco perché non funziona più. Ah, non sono abbastanza grandi, ok. A parte che ne ho un botto di legna, quindi non mi serve nulla. Ah, ho distrutto anche il generatore qui, tanto questo qua genera addirittura troppa energia. Quindi siamo vero per il barile per la fermentazione. Non ha senso che stino qui però. Produzione. Barile per la fermentazione, facciamo qui. Più una roba da interni. A sti boomerof li vogliamo? Togliere dalle scatole. Perfetto. Pascoli. Pascoli. Tra l'altro, zone, rimuovi zona. Ovviamente non potete pascolare qui. Potete invece pascolare qui, tranquillamente. Se proprio volete pascolare, potete pure fare così. E se siete fortunati potete addirittura andare a prendere le cose raccolte. Ma non potete assolutamente mangiare le robe sui campi. Qua non so come facciate a raggiungere questo luogo, ma
Poi non interessa. Volate. Qua se avete intenzione di girare potete girare. Fate quel cacchio che volete. Allora qua puoi andarci. E fatemi una bella pulizia anche di tutte le erbacce che ci sono qua. Però non pascolate sui morti, grazie. Mica che gli viene qualche roba tipo mucca pazza. Questi non sono ancora stati presi. Allora, ho capito, quindi posso cliccare e tagliarvi, anche se non siete adulti, per almeno ve ne andatevi dalle scatole. Perfetto. Questa zona deve essere cambiata. Allora, qua... togli la zona col tutto da qui. Grazie. Vario, facciamo un'altra tomba. Io mi preparo a quello che inevitabilmente accadrà. Ordini. Io non so assolutamente cosa fargli fare, quindi per adesso gli dico di far così. Per ora facciamo così che va bene. È un sacco di lavoro questo. Massa da fare. Qua è tutto ben fatto? Sì. Cosa succede? Abbigliamento rovinato, lo so. La stagione sta cambiando? Sì. Ok. Adesso voglio sistemare assolutamente l'agricoltura per poi passare anche al resto. Dovremmo avere abbastanza energia. Quindi la situazione è ok. Shot frenzy tra l'altro, ma non è mica tanto vero. Allora, produzione, questi qua come funziona? Costruisci una copia. Temperatura, temperatura ideale questa qua, quindi non potevo assolutamente metterli nel frigo. Produzione, forno crematorio elettrico, laboratorio di ricerca, fonderia elettrica, birrificio, tac. Un po' la nostra zona degli artigiani. Voglio assolutamente togliere le batterie. Vediamo se è il caso di fare Le batterie sono mettiamo qua. E qua stiamo preparando una nuova città praticamente sotterranea. Questa porta qua possiamo tenerla sempre aperta. Anzi, smantella tutto. Perfetto. Branco di uomini, cacciatori di uomini. Eh?
Ma attacca la tua, la volpe, non ho capito. Comunque, io qua gli avevo dato gli animali tutto uno. Ora questo facciamo comunque 4 perché voglio dare una certa priorità. Ok, però voglio dare una bella priorità all'agricoltura, quindi facciamo 1, scavo 1, animali 2. Questo dovrebbe essere sufficiente. Cioè ora smetti di fare quella roba lì che ora non serve. Ti butti di sicuro qua. Comunque quella roba lì non rompe tanto gli zebedei. A me sembra che siano tutti abbastanza felici. Felice, 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 felice. Quindi da un certo punto di vista ci siamo comportati abbastanza bene. Ignat, tu ora ti fai prendere la carabina, che credo che sia molto meglio della tua pistola. Quindi, equipaggio carabina. Perfetto. Cosa cacchio succede qua? Eh? Allora. Già che si sveglia, amico mio. Ah, ok, fatto. Fai quello che devi fare. Abbigliamento caldo necessario, ma sì, ormai l'inverno è superato. Meteorite! No, dai! Cos'è sta roba? Minerale d'oro! Ci è caduto letteralmente l'oro in testa! Scavalo tutto! Ragazzi, perché non mi capita anche nella realtà? Perdita di sangue piccola. Questo cos'è? Ok, la volpe ha fatto la fine che meritava. Wildlife. C'è un bel po' di roba, scoiattoli, grande ratto maschio, procione, gazzella, 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 cervo adulto. Mi attacchi un cervo. Giusto per. Poi il ratto. Me lo attacchi. Tutti i tipi di ratti. Voglio fare una strage di ratti. Le lepre teniamo, ammazzami pure i procioni. E per ora è sufficiente. Ok. Vabbè, scava questo, poi nonna non ti darò più niente da fare, sin tanto che non finisci il resto. Qui sto preparando la giacca normale per tutti, hanno tutti la camicia in pelle, che dovrebbe essere un pochino più figa. Abito rovinato. Dai, scava lì. Ah, ti devi mettere questo. Obbligo a indossare la camicia normale. Ok, scavato l'oro, poi non ti do più niente da fare, giuro. E poi facciamo che fai questo. Perché non siamo a corto di cibo, ma insomma. Mercante militante.
E ci mando lui perché nonna, non, ho detto che non devo fargli fare più niente. Se qua arrivano con la pacca. Sì, allora. Clava di metallo. Oh, posso venderti tutte le clave. Clava, clava. Clava, 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 clava. Mazza di ferro. Questa qua potrei tenerla. Vediamo un po'. Ok, poi cosa c'ho ancora? Farmaci tu ne 10, ce li compro tutti. Perché non so ancora come farli, quindi ti vendo tutto quello che ho. Ti vendo pure questo. Cava di metallo, clava di metallo. Questa la tengo perché la userò. La pistola la tengo perché la userò. Ok, è finita. Tu invece hai tutta sta roba. Allora, le tue robe costano un botto. Armatura integrale completa, wow. Non posso permettermi tutti questi cosi qua. Ah, tutte queste robe qui valgono 9. Vi do tutte le mie armi che non uso per tranne la pistola per una medicina. Speriamo di usarle bene. Poi intanto sto scavando davvero di brutto. Questo me lo considero interno o esterno? Interno. Interno. Sereno. Questa è all'aperto. Ah, perché comunque qua questa porta l'ho fatta. Ok, va bene. Nonna, ha un'ispirazione. Peccato che l'abbiamo appena fatto lo scambio commerciale. Poi in questa zona qua c'erano queste, ma la crescita è molto lenta. Qua c'è Jeff che è in giro per l'universo a uccidere animali. Davvero, va in giro a ammazzarli tutti. Ecco, ora nonna, io non ti dirò davvero più niente da fare. Finisci questo quando hai voglia, ma fai i campi, perché è fondamentale. Vigliamento rovinato e cambialo. Oh, abbiamo la lana. Sì, hanno fatto la lana finalmente. Quindi ne valsa la pena. Beh, ci stiamo sviluppando tanto. Qua abbiamo un sacco di minerali, di materiali. Questi qua che vanno in giro. Ci cadono i meteoriti d'oro in testa. Abbiamo l'energia elettrica. Fra un po' ne avremo ancora di più perché andiamo a sfruttare di sicuro questo. E non so se ce ne sono altri in zona. Cos'è questo? Questo qua. Ok. I cinghiali. Secondo me questi non serve più tentare di addomesticarli. Sono un po' troppo lontani. Prima erano qua a rompermi le balle. Pianta del luppolo. Ma c'è davvero un sacco di roba da fare, quindi mi servono più coloni. In questo momento la cosa principale è quella.
Abbiamo un sacco di materia prima, davvero tanta. Legno, acciaio, abbiamo poca ricchezza. Abbiamo ben tre ambrosiana. Un morbido frutto ambrosiano, l'odore, vabbè, sembra tipo la droga. Poi abbiamo 25 cose per curarci. Tessuti, non tanti, ma neanche pochi. 60 componenti, il cibo c'è. Quello che mi manca è avere più gente, perché devo assolutamente... Questo cos'è? Sei tu che l'hai creato? Produzione latte. Produzione latte. Boh, vediamo. Cuoio di lepre. E sembra che fra un po' non avrò più neanche abbastanza posto per il magazzino. Già molte merci sono esterne praticamente. Allora, vogliono 15 t-shirt. Una colonia vicina ti contatta per proporti uno scambio commerciale. Sono disposti a comprare. Questa non è male, 15 t-shirt. Non è affatto male. Cioè, non sono in grado di portare a termine adesso, credo. Ma non sarebbe affatto male. Questi non si possono togliere, no? Vabbè. Pavimenti. Struttura. Non ho capito se il gioco fosse in pausa o meno. Capsule di trasporto. Uovo di gallina, sì. Bravo. Cos'è? Lepre adulta maschio. Cioè, questo qua è già pronto, crescita 104%. Ah, perché adesso sta arrivando il giorno, sono le 8. Praticamente è già maturo questo. Un erborista proveniente. Sta passando da queste parti. Lucifero. Tanto sta impiantando anche il fieno. Ci sta, abbiamo pure il latte. Marcirà entro poco però. Trasporta il latte che se non va male. Trasposta pure quello. Facciamo fare un po' di lavori in questo niente. Qualcuno ha distrutto la porta, non me ne ero minimamente accorto. Allora, porta sempre in marmo che ne ho un botto. Così dura anche un po' di più della porta di legno, ovviamente. Comunque continuano a produrre carburante questo, incredibile.
Trasformiamo pure la lana. Sì, quelli possiamo pure lasciarli perdere, dire la verità. Qua stiamo mettendo giù quelle che sono qui. Ok. Non so come sia il fieno. Periodo di coltivazione 30-60. 30-60. 30-60. 30-60. 30-60. Questo qua è praticamente maturo, tra l'altro. Ho un sacco di carne. E appena arriva il riso possiamo fare i pasti. Perché abbiamo finito quelli di qualità superiore. Quindi ci sono quelli più scarsi adesso. Che va bene lo stesso. Vediamo. Sì, vedi, consuma. Esatto, fa questi qua perché usa la carne col riso. Quindi viene fuori qualcosa di interessante. Qua hanno finito tutta l'erba. Ok, non so cosa stia facendo. Continua a dargli da mangiare. Ah, comunque mi sembra che sia... Grazie, quanti componenti ho qui? Un sacco d'acciaio. Mi sembra che la situazione sia decisamente migliorata. Dovremmo essere in grado di gestire meglio il tutto. Adesso abbiamo pure questo. Non so quanto sia il valore di questo, ma francamente lo scopriremo presto, immagino. Allora, ci dovrebbe essere la necessità da parte mia di sistemarli. Ho visto che sono tutti felici, cioè quello meno contento è contento, letteralmente, cioè questo. Io posso tranquillamente aspettare. Zona, espandi zona col tetto. Ora facciamo così. Poi ragioneremo sul da farsi più avanti. Mettiamo pure il tetto. Perfetto. Pulisci anche il sangue lì. Cosa fai? No, no, non fa niente, basta. Sì, ma... Ti sei fatto fottere il cibo dal bumero, poi l'hai portato lì e basta. Incinta, secondo trimestre. Wow. Ok, vediamo un po'. Ah, posso allenarli, vero? No, voglio vedere qua se qualcuno dei miei è diventato più bravo a fare qualcosa. Costruzione 15. Chef. Cucina 10. Agricoltura 11. Questo è bravo in tutte le cose sociali, diciamo, anche se sei un po' pigro. Tra l'altro, grilletto facile, ma sei incapace a combattere. Estrazione, eccetera. Chi è che dice di aver l'abbigliamento rovinato? Cos'è che c'è di rovinato? Allora, c'è il berretto che è un po' scarso. Dunque, qui.
Facciamo anche 5 berretti. Ecco qua, invece ordine, produrre mosto, facciamo una ventina, viene fatto col luppolo, no, se no facciamolo do it forever e continuiamo a creare quello, costruisce una copia, ma questa roba qua tra l'altro si gira. Sì, quindi giriamo le sedie che sono tutte sballate. Abbiamo girato pure le sedie. Fantastico. Con tutto il cappellino. Cambia cappellino con uno nuovo, cioè ti devo dire di vestirti. Fammi capire. Oh, che figata. Perfetto. Raffinazione. Vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante con quella roba lì. Tanto qua. Energia. Quanto è grosso sto robo? Vediamo se c'è un altro. Voglio capire quanto grande è la costruzione che devo fare. Che deve essere perfettamente centrato. Quindi sarebbe così. Ordini, smantella tutto. Taglia tutte le piante che ci sono qui. Smantella pure questo. Cosa succede qui? Una carovana di mercanti raggiunge posizione. Allora, io devo vendere tutto quello che posso. Quindi questi qua li... Giovane, maffolo, femmina. Tu potresti darmi un gallo e una gallina. Prendiamo un gallo e una gallina. In realtà adesso siamo sotto. Poi potrei darti. Tu un dromedario? No, questo non lo voglio. Femmina, femmina. Te ne vendo uno adulto. Facciamo questo. Ok. Poi questo qua, misto di grassi vegetali tritati. Senza sapore, ma nemmeno ripugnante. Si conserva veramente a lungo. Non abbiamo bisogno di cibo. Non abbiamo bisogno di carne. Allora io ti posso vendere però tutto il riso che ho, che non vale un cacchio. Vabbè, ti posso vendere il latte, ti posso vendere la lana, questo lasciamolo perdere. Ho un sacco di vestiti. Ok, ti vendo il berretto così lui è costretto a cambiarlo. Ma secondo me è un bello scambio. Purtroppo non avevo avuto la materia prima, vabbè. Se no ti davo l'oro. Qua ho un bel po' di roba, ma non so bene cosa dar via. Facciamo accetto e basta, dai. Ci si è preso un bel po' di soldini.
Wow. I campi mi sembrano proprio messi bene. Gnatto, non dormi? Vuoi prendere questo? Oh cacchio. Fuoco. Esattamente dove volevo tagliare tutto. Andiamo un po' a zona. Comunque zona domestica, quindi ci pensano bene. Sembra che la situazione non sia così tragica. Continuano a lasciare in giro i... Cioè, non capisco. Praticamente questi qua generano del gas, robe, ma soprattutto anche delle cisterne dove metterlo. Fantastico. Qua fanno in tempo a fare la doppia crescita, cioè sono già 50 per 59%. Incredibile davvero. Allora, energia. Mettiamo questo. Scusate un secondo. Ok, mi sono appena accorto che questo episodio sta durando da 1 ora e 20. Sono davvero... come dire... Non mi accorgo che il tempo passa mentre gioco questo gioco. Quindi ci salutiamo qua. Abbiamo superato l'inverno, siamo praticamente a oltre metà primavera, abbiamo fatto dei campi pazzeschi. Quindi con questi dovremmo riuscire a tirare avanti a livello di cibo con tutti gli animali che possono andare a prendere in estate. Però per adesso ci salutiamo qua, ci vediamo alla prossima ragazzi. GG a tutti.